Volevo fare una domanda al ministro Piantedosi. Volevo sapere se esiste il timore che sul fronte della contestazione al 41 bis si crei un asse tra il mondo anarchico e quello della criminalità organizzata, della mafia in primis, e invece al ministro Nordio volevo chiedere un chiarimento tecnico. Tecnicamente, come si gestisce la situazione di un detenuto al 41 bis che volontariamente evita di alimentarsi, quindi come può essere, come si garantisce il mantenimento in vita? C'è l'ipotesi di una sospensione del 41 bis o eventualmente di un trattamento sanitario obbligatorio o quali altre iniziative vengono prese in un caso del genere? No, sì. Allora, bah, esiste la possibilità, adesso io non so se esistano addirittura, se questo ipotetico asse, insomma, saldatura possa trovare materiale attuazione, ma è sicuramente un qualche cosa di concettuale che esiste, ma che ci rafforza nel convincimento dell'efficacia del 41 bis, cioè se il fronte di coloro i quali lo subiscono, in questo caso fronte di, come dire, di partecipanti a movimenti terroristici, ma meglio ancora quello fronte mafioso, si lamenta del 41 bis e la riprova che il 41 bis ha una sua efficacia e che funziona per come è stato concepito. Quindi io non so se esiste una saldatura formale, se si parlano tra di loro, voglio dire, adesso se la domanda sottendeva a questo, ma se idealmente coloro i quali lo subiscono, mafiosi in primis e adesso anche in questo caso persone accusate di terrorismo, se ne lamentano e ne fanno oggetto di una battaglia così forte, vuol dire che funziona dal punto di vista dello Stato e dell'attività di prevenzione. Sì, credo che la sua domanda sia duplice e quindi rispondo in due fasi.